Buon sabato e ben ritrovati con l'Abruzzo del pallone, il sabato a questo punto verrebbe da dire sportivo di TV6, calcistico soprattutto, perché oggi è sceso in campo la Serie C e anche la Serie D, dopo che ieri sera il Pescara ha battuto 2-0 il Carpi. Allora siamo qui per fare il punto della situazione con le partite che abbiamo raccontato nel pomeriggio. Il pareggio del Teramo a Vicenza 1-1 con il gol di Proietti nel finale, poi in Serie D il derby nettamente a favore del Pineto, 4-0 a Giulianova, paura per un malore che ha colpito Riccardo Della Quercia, difensore del Pineto, che per fortuna, però lo diciamo già subito, poi avremo anche il collegamento telefonico col direttore generale del Pineto Gianmarino, lo diciamo subito, niente di grave per fortuna, TAC negativa, una notte di controllo che ci sta e di routine, dunque nessun problema per fortuna per il giovane promettentissimo difensore del Pineto, che vince come detto 4-0, a Giulianova si rilancia ancora di più, sta davvero facendo un grandissimo campionato il team di Daniele Amaulo. Pareggia il Francavilla 0-0 contro il Sant'Arcangelo, vince l'Avezzano alla prima da presidente di fatto di Luciano D'Alessandro 2-1 contro la Savignanese, in un Avezzano che sarà molto cambiato, sono andati via in tanti, qualcuno è già arrivato, per esempio Padovani, oggi autore del gol che poi ha regalato la vittoria. Pareggia il Notaresco contro il Monte Giorgio 1-1. In questo momento in campo Cesena contro la Vastese, purtroppo non arrivano buone notizie dal Manuzzi perché la formazione bianconera è in vantaggio 3-1. Ne parleremo questa sera con, non so se in redazione è già pronto, che sta finendo il montaggio. Eccolo qua, di ritorno dal Fanini di Giulianova, Andrea Costantini. Ciao Andrea. Ciao a tutti. In studio con me, lo ritrovo con particolare piacere da questa parte delle telecamere. Di solito sei sempre dalla parte di fuori dietro, Valerio De Carolis, ciao Valerio. Ciao Jacopo, un abbraccio grande, grazie. Responsabile della comunicazione del Francavilla, oggi 0-0, peraltro oggi esordio per Dos Santos che arrivava proprio dalla Vezzana. Assolutamente sì. Poi ci racconterai con l'aiuto di Paolo Renzetti che ha realizzato il servizio come è andata la partita del Valle Anzuca. Ben ritrovata, perché l'avete sentita oggi pomeriggio, vi ha raccontato Vicenza Teramo, Ania Cantagalli. Ciao Ania. Ciao, buonasera a tutti. E allora cominciamo con i numeri, partendo dalla Serie A, perché si sta giocando a Cagliari e la Roma è in vantaggio per 2-0 a Cagliari. Risultati definitivi, quello di ieri sera tra Juventus e Inter 1-0 e Napoli-Frosinone 4-0. Questa sera alle 20:30 Lazio-Sampdoria, domani all'ora di pranzo Sassuolo-Fiorentina, poi le partite delle 15 sono le 3, Empoli-Bologna, Parma-Chievo, Udinese-Atalanta, Genoa-Spalla alle 18, domani sera Milan-Torino alle 20:30. In Serie B oggi si sono giocate alcune partite, 4-1 Tortoli. Ah, 4-1 Tortori per il Cesena, purtroppo strada sempre più in salita, di fatto partita quasi chiusa per il Cesena, purtroppo. Dicevamo, sono giocate 4 partite oggi in Serie B, dopo l'anticipo di ieri sera, Pescara-Carpi 2-0, a ora di pranzo Padova-Palermo 1-3, Lecce-Perugia 0-0, Spezia-Cosenza 4-0, Venezia-Ascoli 1-0, domani alle 15 Cremonese Cittadella Livorno Foggia, alle 21 Benevento alla Sverona, il posticipo è quello della Rechi di Salerno tra Salernitana e Brescia. In questa settimana riposa il Crotone di Massimo Oddo. Vediamo la classifica rapidamente, ovviamente è una classifica ancora parziale perché mancano delle partite. Palermo in testa con 29 punti, secondo a pari merito Lecce e Pescara quota 26, 23 punti Cittadella, 21 Brescia, Benevento e Perugia, 20 Salernitana e Spezia, 19 Verona, Ascoli e Venezia, 18 per la Cremonese, 14 per il Cosenza, 12 per il Crotone, 11 per il Padova, 10 per il Carpi, 9 per il Foggia, 6 per il Livorno. In Serie C invece, girone B, vediamo i risultati della giornata numero 15. Il Pordenone vince 2-1 contro il Ravenna, il Fano batte a Meda il Renate 1-0 con il gol vittoria dell'Alexis Ferrante in apertura. Partita scoppiettante al Romeo Neri di Rimini, Rimini Albino F 3-2, Triestina Gubbio 2-2, Vicenza Teramo 1-0,
a Tronco ha risposto nel finale con grandissimo gol Mattia Proietti, che tra po' vedremo. Vispesaro Ferrar Pisano 1-0, questi sono risultati definitivi. Mentre si sta giocando Imolese Virtus Vecon Verona, partita sullo 0-0, alle 20:30 inizia Monza Giana, alle 20:45, che poi non ho mai capito questo fatto di un quarto d'ora l'uno dall'altro, alle 20:45 Ternana Fermana. Domani alle 14:30 c'è San Mettese su Tirol. Come avevamo ricordato anche prima, il Sudtirol che in settimana è stato impegnato a Torino contro il Torino in Coppa Italia. Torino che ha vinto 2-0, però il Sudtirol si è fatto valere, e come. Vediamo la classifica, perché poi in Serie C, ma anche in Serie D, ci sarà il turno infrasettimanale. Pordenone 29 punti e il Teramo ospiterà proprio la capolista martedì sera 20:30. 26 punti per la Triestina, 25 per la Vispesaro e la Feralpi, 24 per Fermana e Vicenza, 23 punti per Ternana e Ravenna, 20 punti per l'Imolese, 19 per il Sudtirol, 18 per il Rimini, 17 per il Monza, 16 per il Teramo, 15 per San Mettese, Giano e Fano, 14 per il Gubbio, 12 per il Renate, 11 per Albino Leffe e Verona. Io ne approfitto per ricordarvi che martedì sera, giorno che noi di solito dedichiamo a Proteramo, Proteramo ci sarà, ma dalle 22:30, quindi per il post Teramo Pordenone. Peraltro ci saranno tantissime assenze in casa Teramo, poi Ania ci spiegherà, ma oggi un po', se ci avete seguito avete già capito che ci sono un po' di infortunati, un po' di squalificati, insomma non sarà facile mettere insieme soprattutto il reparto difensivo. Serie di Girone F, i risultati della giornata che, a cui mancano praticamente tre partite e un po', perché Cesena Vastese siamo praticamente in dirittura d'arrivo. Avezzano Savignanese 2-1, Francavilla Sant'Arcangelo 0-0, Giulianova Pineto 0-4, Materica Recanatese 2-3, 1-1 tra Notaresco e Montegiorgio, così come tra San Giustese e Forlì. Come detto, il Cesena in vantaggio 4-1 sulla Vastese, doppietta di Ricciardo, gol di Fortunato, l'ex Pineto ancora in gol per il Cesena, adesso è arrivato il quarto gol di Tortori. In mezzo c'era stato il gol del momentaneo 2-1 di Fiore. Fiore che sul 3-1 ha avuto una palla gol colossale, un calcio di rigore in movimento. Però purtroppo il Cesena non ha pietà degli aragonesi. Domani alle 14, Agnonese-Isernia, anche qui alle 14. Le altre giocano alle 14:30. Castelfidardo Capobasso e Sammorese-Jesina. Le luci lì però credo sia il problema. Ah, insomma, è il problema di luci? Sì, credo proprio di sì. Ok, vediamo la classifica, perché adesso è lotta a due vera. Materica 36, seconda sconfitta consecutiva, 35 per il Cesena. E poi una frattura di 6 punti prima di arrivare alla San Giustese, 29, 28 Pineto, Notaresco e Recanatese, 23 punti per la coppia tutta giallorossa, Francavilla-Giulianova, 22 punti per la Sammaurese, 20 per la Savignanese, 19 per Sant'Arcangelo, 17 per la Vastese, 14 per Jesina, Isernia, Avezzano e Montegiorgio, 13 per Ragnonese e Forlì, 12 per Castelfidardo, 11 per il Campobasso. Vi ricordo che questa è una classifica che in questo momento tiene conto del 4-1 tra Cesena e Vastese, dunque la possiamo dare a pochi minuti dalla fine praticamente per definitiva, al netto delle partite che si giocheranno domani. Partiamo dalla Serie C. Ania, partiamo non con te ma con il tuo servizio, l'1-1 tra il Vicenza e il Teramo, vediamo. Più forte di infortuni ed errori, Teramo torna a casa con un punto da Vicenza. Finisce 1-1 a Romeo Menti, con i biancorossi che però perdono in corso d'opera per infortunio Ventola e Caidi. Maurizi lancia Mantini dal primo minuto al posto di un De Grazia non al meglio della condizione. È comunque 3-5-2 con Zecca e Piccioni titolari in avanti. Dall'altra parte Colella lascia a casa per infortunio Giacomelli, autore già di 9 gol, con Tronco che ne prende il posto vicino ad Armà. È una gara equilibrata fino alla mezz'ora, con il Teramo che ci prova dalla distanza, prima con Ventola, la cui conclusione è però troppo centrale, e poi con Proietti, con tiro che termina di poco alto. Il Teramo è però autolesionista. Zonta, dopo la mezz'ora, porta avanti il pallone, Caidi rinvia su Persia, la sfera arriva a Tronco che prima trova Lewandowski e poi l'attaccante trova invece il gol da terra. Il Teramo accenna qualche debole protesta per una presunta trattenuta su Caidi, ma il direttore di gara non sente ragione. Prima di rientrare negli spogliatoi, Ventola lascia il campo per infortunio a De Grazia, con Mantini che di conseguenza va a fare il tutta fascia a destra.
La ripresa si apre con Armà che alza troppo la mira col mancino. Sarà però l'ultima volta che il Vicenza si affaccia dalle parti di Lewandowski. Ripartenza il diavolo all'11esimo all'occasione clamorosa del pari. De Grazia si lancia in contropiede, mette Zecca in porta che ha tutto il tempo per prendere la mira, ma lo fa malissimo, sparando sopra la traversa tu per tu con Grandi. Qualche minuto dopo ci prova Piacentini con l'estremo di casa che spinge il pallone fuori con il pensiero. Mentre il Teramo produce il massimo sforzo, Caidi è costretto a lasciare il campo per un nuovo infortunio, difensore che rientrava dopo lo stop di 2 settimane per uno stiramento. Piccione da calcio di punizione sfiora il primo gol in maglia biancorossa, gol per il Teramo che arriva all'87esimo. Proietti riceve da De Grazia da calcio d'angolo, prende la mira e col mancino trafigge Grandi, con esultanza la Cristiano Ronaldo. È il primo centro con il Teramo per il centrocampista arrivato in prestito dal Pescara, ma mentre il Vicenza è tramortito, il diavolo prova addirittura il colpo del KO nel finale. Di Renzo ha dapprima una chance rovesciata, ma soprattutto ce l'ha in ripartenza. L'attaccante riceve da K, ma non ha un impatto felice con il pallone in piena area. Finisce con il Teramo che comunque si prende un punto prezioso per muovere la classifica, ma che dovrà fare la conta dei presenti in vista di martedì sera contro il Pordenone. Piacentini non ci sarà perché diffidato ed ammonito al pari di Caidi. Ventola sarà da valutare così come Barbuti, Speranza e Vitale. Spighi invece di certo non ci sarà. Restando così le cose, Maurizio confermerà probabilmente il 4-3-3 visto nella ripresa del Menti dopo l'uscita di Caidi. Ok, questo è intanto mentre è andato via il segnale alle mie spalle, siamo, ecco qua, va bene. Aia. Sì, tra un po' ci sarà, uscirà qualcuno dallo schermo. No, altrimenti io me ne vado. No, va bene. Aia, vengo da te per chiederti, hai detto come è andata la partita e soprattutto quelli che non ci saranno. Sì. Allo stato attuale sarà impossibile recuperare Spighi, questo è certo, perché lo stop è di 2 settimane e quindi salterà anche la trasferta di Pesaro in programma sabato prossimo. Durante la rifinitura di ieri hanno lavorato a parte Barbuti e Vitale, mentre Speranza è rimasto pressoché fermo. Quindi mi lascia pensare che anche loro tre saranno molto ma molto in dubbio per martedì sera. È chiaro che già da domani la situazione verrà valutata meglio per tutti e tre quelli che erano già gli infortunati del Teramo. Poi ci sono i nuovi infortunati. Ventola, che è uscito oggi a fine primo tempo per lasciare il campo per l'appunto a De Grazia, che già di per sé non era partito titolare perché era un po' acciaccato in settimana al termine di un allenamento, e poi c'è Caidi, anche egli uscito per un infortunio, ricordiamo, l'ho detto anche nel servizio, oggi rientrava dopo lo stop di 2 settimane. Caidi comunque non ci sarebbe stato perché è stato ammonito ed era diffidato e quindi comunque dovrà saltare la gara. Però è un problema di un po' più complicato, se vogliamo, perché finché si tratta di squalifica uno sa che vabbè la salta, certo, perché la salta. Però qui insomma il rischio è che l'infortunio, visto che da quello che abbiamo capito potrebbe essere anche una ricaduta. Io mi auguro che non sia quella, perché se fosse una ricaduta è chiaro che poi i tempi di recupero questa volta si allungherebbero un po' di più, perché il difensore avrebbe necessità di stare più fermo rispetto alle 2 settimane ultime che ha osservato per superare lo stiramento, rispetto per l'appunto guardando al futuro. Se non dovesse essere ricaduta potrebbe essere parzialmente una bella notizia, ma è chiaro che poi sarebbe da valutare cosa ha allo stato attuale Caidi e l'entità dell'infortunio, in questo caso rimediato quest'oggi. Quindi è una situazione un po' difficile tra infortuni muscolari, infortuni articolari, e ricordiamo Barbuti ha una distorsione alla caviglia, Vitale ha una distorsione alla caviglia, Spighi praticamente lo stesso infortunio dal quale Caidi era guarito quest'oggi, per poi non so se ricadere proprio oggi pomeriggio al Menti nello stesso infortunio.
insomma, è un po' una situazione così così anche dal punto di vista degli squalificati per il Teramo. Se così dovesse restare la situazione, uscito Caidi si è visto il 4-3-3. Sì. Ovviamente per necessità, virtù. Senti, Ania, visto che ecco qua, siamo proprio al minuto 55. Oh, sì. È chiaro che un errore ci può stare, però questo... Io ricordo anche quello a Fermo, di Zecca. Però sì, in uscita sul portiere. Sì, diverso nella dinamica, però comunque era un'occasione importante sull'1-0 per la Fermana che è capitata tra i piedi di Zecca. Sì, questa è veramente... molto un più... Un po' gli rimbalza male, vero? C'è una zolla, non so se... C'è una chiazza più scura di erba proprio nel momento in cui calcia. Forse lì si alza la palla. Oh, questa sensazione. Vediamo. C'è un... Magari lo riusciamo prima ad assolvere. Prima del tiro. Prima ancora. Vai. Ok. Vai. Andiamo poco poco avanti. No, avanti. Non so se proprio andiamo avanti. Proprio nel momento in cui calcia, secondo sì, me. Nel momento in cui calcia la palla è un pochino alta. Però non puoi sbagliare un gol. Chiaro che rispetto a Fermo questo è comunque un errore più evidente. È pesante, sarebbe potuto essere pesante esattamente come è stato sbagliare poi a Fermo. È una situazione molto chiara, sei davanti alla porta, l'attaccante dovrebbe segnare adesso, non per poi buttare, si può mettere anche se raso terra, non è non che per buttare la croce addosso al ragazzo, questo per chiarire, okay. Perché in altre situazioni, non magari trovando il gol ma contribuendo per farlo fare, da ultimo contro il Renate per il pareggio di K, è stato comunque importante Zecca, però è chiaro che rimane un attaccante e quando un attaccante sbaglia un'occasione così evidente rimane ancora di più negli occhi della gente, no? Degli addetti ai lavori, l'errore rispetto magari a quanto di buono possa aver fatto fino a questo momento. Oltre al gol, molto buona la prestazione di Proietti, forse quest'oggi si è visto un Proietti ai livelli più consoni a lui rispetto magari a quanto fatto vedere fino a questo momento. Mi viene un po' da pensare sul fatto che Ranieri è rimasto in panchina, che non sia entrato in campo, vuoi magari perché non c'era tra virgolette spazio nel 4-3-3, avrebbe potuto solo fare la mezzala, ma a quel punto sarebbe entrato al posto di Persia, e sappiamo che Maurizi gradisce particolarmente l'ex Avezzano perché dà quel qualcosa che gli altri centrocampisti non danno a livello di fisicità. Però non so se il fatto che non sia entrato, che stia comunque entrando poco, sia indice di una eventuale partenza da parte di Ranieri, perché sì, ricordo molto bene che in estate c'è stato una diatriba tra virgolette con il procuratore, che non voleva farlo arrivare a Teramo perché pensava che non avesse giocato. Quindi ricordo molto bene che il procuratore è molto legato al fatto ovviamente che Ranieri scenda in campo, e non facendolo da quando praticamente Proietti ha preso in mano la squadra, non so se sia particolarmente contento e se magari voglia muoverlo e spostarlo altrove. Eh sì, ci scrivono: in pratica il Teramo contro il portiere non avrà due difensori, in realtà potrebbero essere tre perché Speranza... Sì, dovrebbe da valutare, altrimenti sarebbero solo Fiordaliso e Altobelli. Altobelli, parlando di partenti, dovrebbe essere in partenza. Certo. Quindi è una situazione un po' arrangiata. Ci andiamo ad ascoltare Maurizi, che cosa ha detto nel finale di gara. Ce l'ascoltiamo, il tecnico del Teramo. Che il Teramo sono tutte partite che già sono buone prestazioni, quindi stiamo proseguendo soltanto su una strada già tracciata da 4-5 domeni, e credo che 4-5 turni che facciamo veramente niente. Oggi abbiamo fatto una gara contro una grande squadra tra l'altro, e abbiamo preso una lezione di civiltà, e credo che quello che abbiamo visto a fine partita, tutto lo stadio capiva, i giocatori di casa, credo che sia molto importante. Mi ha fatto molto piacere, non che non succede da noi, ma è difficile vedere gli stadi del mondo quello che è successo qui. Oggi il Teramo ha fatto una buonissima gara, e al cospetto di una grande squadra, come
tra l'altro ben allenata, abbiamo fatto una partita molto accorta e secondo me anche ben interpretata, eravamo pronti a due o tre marcatori individuali in mezzo al campo e sono stati fatti molto bene. Non ci dimentichiamo che abbiamo sette under in campo, tra cui un semisoluente che ha fatto soltanto 10 minuti come Mantini, che ha fatto una partita eccezionale, un altro semisoluente Persia, 2,98 per la prima volta insomma, che stanno giocando, abbiamo 2,99, è entrato un terzo 99, quindi abbiamo iniziato e finito con una squadra under, quasi una primavera, e quindi sapevamo che dovevamo stare attenti da un punto di vista tecnico tattico, a stare bene in campo e avere i giusti tempi di pressione, perché loro avevano delle giocate importanti e poi soprattutto sono stati attenti a non perdere la palla nella zona centrale del campo dove Vicenza faceva molta densità. Ma devo fare i complimenti a tutti, ma ci sono stati quei 3-4 calciatori che comunque sono il punto di riferimento fuori all'interno dello spogliatoio che hanno fatto una prestazione molto importante. Le parole di Maurizio. Ania, prima di chiudere con te ti faccio una domanda. La sensazione è che questa squadra debba stare con l'acqua non alla gola, praticamente sino in cima ai capelli. Sull'orlo del precipizio per reagire. Però io sposo le parole di Maurizio di ieri. La differenza tra un calciatore normale, tra virgolette, e un grande calciatore sta nelle motivazioni interne. Chi riesce ad automotivarsi, a trovare sempre nuovi stimoli, nuove motivazioni senza che le stesse provengano dall'esterno, è chiaro che avrà un futuro diverso rispetto a chi invece ha bisogno di stimoli dall'esterno per cercare di migliorare la propria prestazione. Se il Teramo ha bisogno di sentire Campitelli usare epiteti non molto lusinghieri per però scusami, allora a questo punto non è a qui non ce n'è neanche uno, allora, se valgono le parole di Maurizio, perché se devi stare praticamente con il bisogno assiduo di fare punti, altrimenti... Ma infatti era un messaggio, secondo me, tra le righe. Lui diceva, ok, gli stimoli che arrivano dal presidente Campitelli, che è legittimato, secondo l'allenatore, a dire e fare ciò che vuole, perché la società è sua. Ma se questi giocatori... queste o qualsiasi altro giocatore deve aspettare il Campitelli di turno per trovare degli stimoli, trovare una reazione come quella che si è vista soprattutto oggi nel secondo tempo, è chiaro che non si andrà lontano, perché appena calano gli stimoli del massimo dirigente, calano anche le motivazioni del Teramo, si ritorna a prestazioni discutibili dal punto di vista dell'impegno, come purtroppo spesso abbiamo visto finora in stagione, e di conseguenza poi c'è bisogno di nuovo di nuovi stimoli, è un circolo vizioso dal quale non se ne esce. Quindi è chiaro che il Teramo deve pensare in primis a salvarsi con tranquillità, perché questo è l'obiettivo. Non credo che ci sia sempre bisogno di stimoli sbagliati da parte del massimo dirigente, perché è chiaro che sono esternazioni sbagliate quelle che sono arrivate dal patron del Teramo, anche se rimangono proprie di un modo di esprimersi del presidente, un modo per sfogare la sua rabbia, la sua delusione per le prestazioni e l'andamento del Teramo in molte partite. Credo che la squadra debba trovare per l'appunto stimoli interni, motivazioni interne, che sono in primis l'obiettivo, che è in primis l'obiettivo stagionale, per ritrovare la vittoria che manca ormai dal 28 ottobre, dalla gara contro il Ravenna. Maurizio ha lanciato, secondo me, un messaggio chiaro ma tra le righe. È un avvertimento chiaro ma tra le righe. Di conseguenza starà anche alla squadra raccoglierlo e far sua non solo questa reazione che abbiamo visto oggi contro il Vicenza, perché alla fine possiamo dire che ha fatto praticamente tutto il Teramo. Sì, si è autosegnato quel gol, perché da quel pasticcio in difesa è originato il gol di Tronco. Poi praticamente, a parte quel mancino di Armà inizio ripresa, sono state solo occasioni per il Teramo, più o meno nitide. Di conseguenza, se riesci comunque, fermo restando che magari non era un Vicenza brillante oggi, se riesci comunque ad esprimerti in questo modo in un campo difficile, perché non puoi farlo quando hai
magari in casa, come di recente contro il Renate e contro la Gian Erminio, scontri salvezza che invece dovresti vincere? Assolutamente, chiarissima. Va bene, noi ci dobbiamo fermare per la pubblicità. Intanto è finita a Cesena, 4-1 per il Cesena, doppietta di Ricciardo, gol di Fortunato, ancora in gol, e Tortori per il Cesena, in mezzo il momentaneo 2-1 di Nicola Fiore, dunque sconfitta che sulla carta ci può stare. È chiaro che probabilmente Montani si aspettava un esito diverso. Intanto è clamoroso quello che sta succedendo a Cagliari, doppia inferiorità numerica per il Cagliari, sì, che era sotto 2-0, adesso è 2-2, sì, espulsi Serna e Faragò, Ionita e Sau, sì, i gol che hanno fatto impattare calcio, no? Bello, sì, del calcio. Calcio, mi dispiace per Eusebio, però va bene, eh sì. Ci fermiamo per la pubblicità, non cambiate canale dopo tutta la pagina di Serie D. Eccoci rientrati, seconda parte dell'Abruzzo del pallone. Durante la pubblicità, niente meno, non si parlava né di calcio né di niente, caro Andrea, si parlava di musica, niente meno. Noi vogliamo le prove dei tuoi capelli cotonati. Esatto, parlavamo solo dei capelli cotonati. Dei cotonati. Capelli lunghi, vabbè, lasciamo stare. Hai parlato di capelli cotonati, scusami. E qui è lunghi, e quindi vogliamo gentilmente le prove tangibili dei tuoi. Quindi invitiamo. Hai passato tanti anni, assolutamente. Va bene, Andrea, torniamo a parlare di calcio e partiamo. Scusate, perché in Serie A è finito 2-2. 2-2, sì, sì. Abbiamo detto. Sì, sì. Ah, no, ma tra l'altro con due espulsioni del Cagliari sull'1-2, sì, incredibile. Sì, esatto. Però qualcuno è contento. Sì, però Andrea è contento perché gli ha segnato Cristante. Buonasera, Jacopo, sono Luca Recchiuti. Ciao Luca, un saluto a te, ad Andrea Costantini, che ho avuto la fortuna oggi di conoscere Alfadini. Confermo. Oggi il Giulianova, secondo me, ha fatto la peggior partita del campionato. Saluti a Giulianova. Confermi, Andrea? Sì, sì, confermo e saluto Luca, che abbiamo seguito la partita insieme oggi. Perfetto, allora ce l'andiamo a vedere. Giulianova Pineto, 0-4, il servizio di Andrea Costantini. Il derby del Fadini esalta il momento di un Pineto essenziale e granitico. Lo 0-4 ai danni del Giulianova è la settima vittoria nelle ultime 8 partite, un rendimento da prima della classe nell'ultimo mese e mezzo per la squadra di Amauro, che si abbatte come un ciclone su un Giulianova che pure era reduce da 3 vittorie di fila, ma ha pagato una giornata storta e le tante assenze. Senza Tozzi Borsoi e l'ex Fuschi e con Frulla svincolato, si è accasato al Trento, il tecnico del Giulianova Stallone recupera Torelli e De Fabritis solo per la panchina e inserisce Monaco al posto dello squalificato Antonelli, Fabrizi al fianco di Di Paolo in avanti. Sul fronte Pineto l'allenatore Daniele Amauro gioca già dal primo minuto la carta Alessandro Fratangelo al debutto con la nuova maglia, l'ex Teramano è preferito a Massa. La prima palla gol è per il Giulianova, una buona trama condotta da Mangiacasale per il cross di Del Grosso, ma il colpo di testa di Di Paolo finisce sopra la traversa. La risposta del Pineto è letale, al settimo Fratangelo si invola verso la porta, l'assistente alza la bandierina ma l'arbitro Villa di Rimini fa segno di giocare. La palla arriva da un giocatore giuliese e Fratangelo davanti a Sciba non perdona e così festeggia con un gol repentino la sua prima pinetese. Inutili le proteste della squadra di Stallone che nei primi minuti gioca senza il sostegno della curva. I tifosi entrano dopo il 10° minuto in segno di protesta e il Giulianova reagisce con un colpo di testa di Di Paolo e successivamente con un destro dai 18 metri di Lennart, ma Fargione in entrambi i casi risponde presente. Ma il Pineto tiene molto bene il campo, solida la squadra di Amauro e pungente in avanti, come dimostra lo slalom di Amadio al 24esimo. Tomassini e Ciarcelluti non arrivano per il tap-in. Difficoltà nella manovra per un Giulianova che spaventa Fargione con la velenosa punizione di Del Grosso al 28esimo. Un minuto dopo il movimento di Fratangelo crea scompiglio nelle retrovie del Giulianova, ne approfitta Tomassini che incrocia, ma Sciba risponde a mano aperta. Prima dell'intervallo il Pineto colpisce ancora, Monaco liscia il colpo di testa e Ciarcelluti fa
tutto bene. Stop da Manuele e conclusione sul primo palo a beffare Shiba, che pensava ad un cross basso. Si va così all'intervallo con il doppio vantaggio pinetese. Dopo il riposo nel Giulianova c'è Palladini al posto di Monaco, ma il Pineto continua a controllare la partita. Il Giulianova latita e Fabrizio al quarto d'ora non sfrutta il corner di Forò. Pochi fronzoli per il Pineto, che al 17° cala il tris con la doppietta di Marco Ciarcelluti, sinistro dai 20 metri. Potente e preciso, Shiba non ci arriva e gara in ghiaccio. Prima della mezz'ora il difensore pinetese Della Quercia accusa un malore, si accascia e il gioco viene sospeso per oltre 3 minuti. Viene portato fuori in barella e successivamente in ospedale per accertamenti. Alla ripresa del gioco il Pineto trova anche il quarto gol al 34° con il neoentrato Massa per lo 0-4 finale, che tiene il Pineto nel treno delle migliori. Per il Giulianova una giornata nera da cancellare a partire dalla trasferta di mercoledì con il Monte Giorgio. Era la partita nella partita, perché giocare al Fedini non è facile, è un campo forse uno dei più ostici in Serie D, e quindi dovevamo interpretarla bene, e c'era la battaglia nella partita e noi siamo stati bravi a fare la partita e fare battaglia nel senso calcistico, a interpretarla bene. Siamo stati compatti, solidi, quindi una prestazione perfetta, perché poi, detto al di là del risultato, abbiamo tenuto il campo rischiando pochissimo e dico, avendo il predominio in tutti i settori del campo. Nell'ultimo 8 partite un rendimento da prima della classe, verrebbe quasi da dire peccato per un inizio un po' titubante, perché il rendimento ora è strabiliante. Sì, ma chi sta nel calcio tanto tempo, quando poi devi inserire giocatori nuovi, se qualche giocatore non sta in condizione, queste situazioni hanno bisogno di lavoro, di tempo per trovare l'equilibrio giusto, e quindi ne abbiamo pagato anche il dazio nella prima parte del campionato. Però tutti sapevamo che la squadra poteva esprimersi a certi livelli, nonostante adesso abbiamo perso qualche giocatore importante come era Betalino, Fortunato, Sieno, e l'organico era un organico buono e per gli obiettivi di media alta classifica, e l'obiettivo nostro tanto non ci, è dall'inizio di cercare di ricentrare i playoff. Ci proveremo con tutte le nostre forze e speriamo, ecco, di finire bene questo girone d'andata e ripartire quando il campionato entra nel vivo con il piglio giusto, come abbiamo fatto nella fase finale del girone dell'anno passato. Merito al Pineto di oggi, che sicuramente oggi in campo contro il Giulianova di oggi era ancora più forte, quindi vuol dire ha vinto, perché oggi in campo, voglio dire, ha dimostrato di essere più forte del Giulianova di oggi. Con tutti i miei ragazzi al completo non credo che la partita sarebbe finita così, però questo è solo un'analisi, se no probabilmente non avremmo vinto neanche le partite precedenti, perché già un po', diciamo che oggi, ecco, questa squadra ha dimostrato che ha lavorato in emergenza per più di un mese, ha tirato, è andata avanti, però forse oggi ha dimostrato che il miracolo fatto nel mese precedente, perché voglio dire, fare tutti quei punti in una situazione così di emergenza è difficile, oggi è venuto fuori. Peccato, perché non so se ho visto io un'altra partita, ma nel primo quarto d'ora ho visto un Giulianova fresco, brillante, anzi forse più qualitativo di altre partite. È chiaro che perdere a Giulianova in casa una partita così, voi sapete quanto sono attaccati i nostri tifosi a noi e quanto siamo legati noi a questa maglia, e quindi c'è tanta rabbia e tanto dispiacere. Chiediamo scusa ai nostri tifosi, però voglio dire, forse in questo momento di più di questo gruppo non poteva fare. Presidente, per il mercato invece può aggiungere qualcosa? Farete dei movimenti? Ma per il mercato faremo dei movimenti, qualche giocatore già lo avevamo in pugno, abbiamo deciso con il mister di aspettare questa partita, insomma lui voleva vedere bene se cambiare modulo, se continuare con questo assetto tattico. Finita la partita, tra poco avrò un colloquio con lui, vedremo bene quello che lui ha intenzione di fare, poi la settimana prossima ci muoveremo. Reparto? Ma i reparti sono più di uno, penso che centrocampo e attacco siano i due reparti dove qualcosina ci serve. Insomma, tanti gli spunti che ci regala questa partita, però prima di iniziare io saluto, lo ringrazio al telefono il direttore generale del Pineto, Roberto Giammarino. Buonasera direttore. Buonasera a tutti i telespettatori. Io direttore ho un po' anticipato in apertura di trasmissione le condizioni non preoccupanti, per fortuna, di Riccardo Della Quercia. So che sei stato con il ragazzo fino a qualche minuto fa.
ci puoi confermare insomma che per fortuna è tutto a posto. Sì, sì, ragazzo, diciamo che l'attacco è negativa, ha preso una gomitata, credo, nella zona temporale, gli ha creato questa mancanza di memoria, però adesso la sta recuperando, sarà sicuramente sotto osservazione, adesso mi ha chiamato un'oretta fa, anche telefonicamente, mi ha detto che stava abbastanza bene, quindi adesso aspettiamo, però credo che si è scongiurato insomma la gravità della situazione, meno male, perché ci ha fatto preoccupare un po' a tutti quanti. Eh sì, ha fatto preoccupare anche noi e soprattutto Andrea, che poi ce l'ha raccontata, insomma, per fortuna bene bene così. Direttore, io ne approfitto a questo punto perché insomma 7 vittorie nelle ultime 8 gare è un ruolino di marcia impressionante di questa squadra. Sì, stiamo facendo bene, la squadra ha acquisito sicurezza, mentalità, adesso dobbiamo volare bassi cercando di essere umili, l'umiltà che ci ha contraddistinto in questo ultimo mese, questi ultimi quasi 2 mesi. Dobbiamo essere bravi a non alzarci troppo e a non abbassarci troppo. La squadra quadrata, devo dire che temevo il contraccolpo di Fortunato, che purtroppo anche oggi mi pare che abbia segnato il gol del 3-1. Contraccolpo di Fortunato, meno male, non c'è stato, perché comunque avevamo una rosa importante, una rosa di ragazzi tutti bravi, quindi diciamo che anche questa mancanza non è stata avvertita più di tanto. Per un Fortunato che è andato via, però possiamo dire che avete trovato innanzitutto subito un Fratangelo a segno, un Amadio che sta entrando in condizione, tantissimi come Tommasini che per esempio sta trovando la porta, le buone notizie non mancano. Sì, no, siamo, dicevo, è una squadra che sta trovando una quadratura, adesso siamo in un periodo molto molto positivo, hai detto tu, è andato via Fortunato, è arrivato Fratangelo. Diciamo che non faremo grossi movimenti in entrata, ecco, adesso dobbiamo stare attenti a qualche ragazzo da far crescere il nostro settore giovanile. Lunedì arriverà un altro 2000 e sarà un ritorno di questo ragazzo. Possiamo dire il nome? Meglio di no, perché deve rientrare da un'altra società e quindi... Ah, ok. Non posso, adesso mi hanno promesso che lunedì sarebbe rientrato, però adesso aspettiamo. È un 2000, è un ragazzo che deve crescere, è stato già con noi, quindi lo aspettiamo, perché sicuramente rinforzerà l'organico degli under. Va bene. Perfetto. Direttore, io la ringrazio, le auguro una grazie buona serata, complimenti ancora. Grazie a voi, grazie a voi. Grazie a Roberto Giammarino, soprattutto insomma, per le notizie buone che vi avevamo già anticipato, ma Andrea, che il direttore Roberto Giammarino ci ha confermato, notte di osservazione per Riccardo Della Quercia, a cui facciamo un grandissimo in bocca al lupo, e dall'altra parte invece Andrea abbiamo sentito sia Stallone ma soprattutto Bartolini, che parla anche di mercato, il presidente Bartolini, che abbiamo avuto ospite settimana scorsa, questo Giulianova, che però possiamo dire è una battuta d'arresto, sì, magari nelle proporzioni un po' dolorosa, perché ci sta per perdere 0-4, un po' ti girano, però tutto sommato possiamo, vedendo la classifica, guardate dov'è il Giulianova, e comunque sta facendo un campionato strepitoso. Sì, è chiaro che però la dimensione del risultato è piuttosto pesante, perché poi quando indossi la maglia del Giulianova e giochi al Fadini, mollare un po' come ha fatto la squadra nell'ultima parte di gara non è il massimo. È vero che il Giulianova da qualche giornata gioca in emergenza, è vero che il Pineto sta bene, però in casa, ecco, sicuramente la squadra poteva tenere botta un po' meglio. Invece ha ragione Stallone quando dice che all'inizio il Giulianova non ha fatto male, anzi, benché avesse subito il gol dello 0-1, però dopo quella piccola reazione, intorno al 15°-20°, lì la squadra si è un po' spenta e il Pineto ha preso letteralmente il comando delle operazioni, ha praticamente inaridito il gioco del Giulianova e ha poi finito con il
dilagare, però Giulianova sta facendo un'ottima stagione e la sconfitta oggi ci poteva anche stare. Lo stesso Stallone comunque ha chiesto scusa perché 0-4 davanti al pubblico del Fadini è effettivamente piuttosto pesante, però è una giornataccia, ha detto Bartolini poi in sala stampa, meglio aver preso tutti questi gol in una sola volta che prenderli prossimamente. Ricordiamo che il Giulianova non subiva gol dalla gara con la Savignanese, praticamente l'imbattibilità di Sciba aveva superato i 400 minuti, oltre 410, mettiamoci anche i 90 minuti di Coppa Italia, 0-0 e poi passaggio ai rigori. Questa squadra, benché debilitata dalle assenze, praticamente era diventata ermetica. Oggi però sono arrivati questi 4 gol, l'auspicio è che sia un episodio più o meno isolato e che già da mercoledì in casa del Monte Giorgio, che è uno scontro diretto, non lo dice la classifica ma lo dicono gli obiettivi di inizio stagione, cioè la salvezza, dunque è uno scontro diretto e lì Giulianova dovrà farsi trovare pronto. In tal senso sarà importante recuperare alcuni elementi che sono stati fuori, non so se potrà giocare dal primo minuto De Fabritis, oggi era in panchina, si è allenato una sola volta in settimana, recupererà. Torelli ad esempio, un giocatore molto importante per questo Giulianova, era in panchina, magari a Monte San Giusto con Monte Giorgio potrà avere dei minuti. Soprattutto sarà importante recuperare Romano Tozzi Borsoi, mentre per Fuschi bisognerà aspettare. Lui oggi era molto rammaricato di non giocare una partita a cui teneva, perché lui è di Pineto, ha giocato nel Pineto e oggi avrebbe giocato da ex questa partita, invece si è stirato nella gara contro la Vastese. C'è una speranziella di riaverlo per l'ultima di andata, la gara di Cesena, però io consiglierei, non sono un medico, magari di avere un po' di prudenza, perché già una ricaduta c'è stata, non nello stesso tratto del muscolo, mi ha spiegato oggi lo stesso Fuschi, perché oggi il suo infortunio al retto femorale era un altro muscolo in precedenza, però è sempre un qualcosa di muscolare, quindi un'ulteriore ricaduta sarebbe più che deleteria. Dunque è probabile che lui possa tornare nel mese di gennaio. Già recuperare un Tozzi Borsoi lì davanti, che ti dà peso, che ti dà struttura, sarebbe importante. Certamente, perfettamente d'accordo. Però se è possibile, perché io oggi non l'ho tanto enfatizzata, ma nel rivedere, possiamo riguardare lo 0-3 di Cercellutri, perché fa una giocata ronaldiana, gioco di gambe, doppio passo con dribbling e poi sinistro nell'angolo. Oggi siamo un po' troppo in tema tra l'esultanza di Proietti e questa giocata ronaldiana, e anche per il vi state allargando di in maniera decisiva. Però se noi riguardiamo quella non giocata consona che fa al presentatore. Però era triste, non, c'era, già ieri non c'erano secondi fini. Devo dire che la giocata di Cercellutri è stata molto bella, il gol dello 0-3, il tiro dalla distanza con il sinistro, lui fa un doppio passo nella zona della tre quarti di campo, si libera di un giocatore del Giulianova e fa partire un tiro che finisce nell'angolo alla destra del portiere, ha tirato peraltro con il sinistro ed è stato davvero un gran bel gol, che non so se riusciamo a ritrovare in regia, altrimenti magari andiamo avanti. Sì, tra poco vediamo. Intanto sono arrivati alcuni messaggi. E forse è questo? Eccolo qua. Però dobbiamo rivedere prima perché. Sì, ho capito cosa vuoi rivedere. Ho capito cosa vuoi rivedere. Sì, il momento del dribbling col doppio passo. Ah, ok. Come okay. Ronaldo su Skriniar. Non scherziamo. Non scherziamo. Avete visto? Sì, veramente un bel gol, veramente un bel gol. Va bene, ci stanno scrivendo in tanti, noi ringraziamo, vediamo un po' chi ci scrivono. Buonasera a tutti, ciao Jacopo, amico mio. Allora, anche se oggi abbiamo preso 4 gol, non fa niente. Simona, ti amo lo stesso, il tuo Giuliese. Un saluto dal Bar Fadini. Vi ricordate di questa storia d'amore oramai che è famosissima? Sì. La settimana scorsa abbiamo fatto vedere anche oggi molto male, ma allora le ama Simona comunque da Giulianova. Abbiamo fatto vedere anche quello striscione in Vastese e Giulianova, in cui l'uno diceva all'altro adesso vieni, dovremmo mandare le telecamere per l'incontro. Lo so, quindi... ma se settimana scorsa poi l'incontro che ci poteva essere non c'è stato, vabbè. Va bene, Giuliesi Lupi di Mare ci scrivono: Valerio, sei pronto per rivedere il tuo Francavilla? Assolutamente sì, anche perché credo che l'occasione di Dos Santos la voglio rivedere al loop, perché stento a crederci. Perfetto, Francavilla Sant'Arcangelo 0-0, Paolo Renzetti.
Solo un pareggio al Valanzuca per il Francavilla, che non riesce a superare il Sant'Arcangelo al termine di 90 minuti che hanno visto la sterile supremazia dei ragazzi di Rachini, calati poi alla distanza dopo un buon primo tempo al cospetto degli ospiti che hanno badato soprattutto a non prenderle. Giallorossi in campo con il 4-2-3-1 al centro dell'attacco, l'ultimo arrivato Dos Santos, fra i padroni di casa assenti Cruz, Cicerello, Banegas e Alessandro Di Renzo. Romagnoli con il 4-4-2 a centrocampo, il sempreverde ed ex Pescare Manuel Cascione. Al quarto Dos Santos subito in evidenza con un colpo di testa di poco fuori misura. All'ottavo buona azione di De Costanzo per i padroni di casa, che in slalom salta due avversari calciando dal limite sopra la traversa. A fare la gara è la squadra di Paolo Rachini, con gli ospiti pronti ad approfittare di eventuali spazi in contropiede. Al 18esimo i tifosi del Francavilla gridano al gol, ma Paravati in area al volo mette clamorosamente al lato con il portiere Battistini immobile sulla linea di porta. Copione che vede costantemente in avanti la squadra giallorossa, che si rende nuovamente minacciosa al 25esimo con un colpo di testa di Cafiero a cui si oppone Battistini. Al 27esimo bella rovesciata in area ospite di De Costanzo con la sfera però alta. I gialloblu romagnoli fanno anche un buon possesso palla, ma il portiere francavillese spacca, non è mai seriamente impegnato, e così è ancora la squadra abruzzese a continuare a creare e a sprecare opportunità, come al 37esimo con un missile di San Severino dai 30 metri che sfiora il palo di sinistra della porta di Battistini. Il finale di tempo vive ancora sui tentativi del Francavilla, che però non riesce a passare. Nella ripresa, dopo appena 40 secondi, Dos Santos ha l'occasione per l'1-0, ma il suo pallonetto in aria fa terminare ancora la sfera al lato. Preme la squadra del presidente Candeloro, ma al 13esimo c'è una buona opportunità per gli ospiti con Cascione, che trova però la pronta risposta di Spacca, che para a terra. Arrivano le prime sostituzioni con il passare dei minuti e con i locali però meno determinati e pericolosi rispetto al primo tempo. Per la squadra di Galloppa, oggi in tribuna per squalifica, non ci sono così grandi pericoli, con un brivido solo al 37esimo quando Montagnoli in area romagnola mette la sfera al lato. Al 44esimo ci prova di testa mele per il Francavilla, che trova però un Battistini attento. Poi sul capovolgimento di fronte, al 90esimo il Francavilla rischia la frittata con la palla che dopo un batti e ribatti termina fuori dopo un tocco di Cafiero, che rischia la clamorosa autorete. Al Valleanzuca finisce senza reti Francavilla Sant'Arcangelo. E quando non sblocchi quel tipo di partite lì, dopo aver creato 3-4 situazioni importanti, è normale che anche a livello mentale un po' accusi il colpo, però ripeto, questo è quello che ci sta succedendo ultimamente. Ovviamente non riusciamo da 5 partite a vincere, qualche problema ce l'abbiamo in fase realizzativa, in fase di cattiveria sotto porta, in fase anche di atteggiamento di qualche giocatore, però ripeto, poi l'occasione ci è capitata anche nel secondo tempo, pur non giocando sicuramente come nel primo, abbiamo fatto più fatica, però comunque ci è capitata una palla da buttarla dentro e in questo momento purtroppo non entra, e l'unica ricetta è continuare a lavorare, non è che ci sono altre cose da fare. Io vedo che è una squadra che comunque è viva, e quindi è quello che mi fa arrabbiare, perché ripeto, questa squadra deve fare di più, questo è poco ma sicuro. Matteo è un giocatore importante, l'abbiamo preso per farci fare il salto di qualità. È normale che alla prima partita qualche difficoltà la può incontrare, ha lavorato 4 giorni con la squadra, può fare meglio sicuramente, però ha avuto la palla per sbloccare il risultato e è andata male. Così prendiamo e portiamo a casa un punto che non ci entusiasma, e quindi bisogna vedere dove lavorare per migliorare questa cosa qui, insomma. Ok, dunque 0-0 tra Francavilla e Sant'Arcangelo. Abbiamo rivisto l'occasione di Dos Santos. Intanto fatemi rispondere al tifoso, prima ci chiedeva se avevamo fatto vedere la Vastesi. No, perché è finita 10 minuti fa, la partita iniziava alle 18. Jacopo, un saluto da Lolle e tutto il bar Fadini. Beh, sei più bello di Gabriel Garza, soprattutto dopo la foto che abbiamo visto. Siamo comunque troppo gentili che correte il rischio di farmi emozionare. E
Jacopo, facci sognare, il bar Fadini ti sta ad aspettare. Beh, questo sarebbe una trasmissione dall'interno, sarebbe fantastica. Va bene. Hai un fan club a Giulianova? Hai visto? Non so se sarebbe sobria la trasmissione. Ma chi se ne importa? Valerio, anzi, ancora meglio. Ricordiamo che per i tifosi della Vastese rimandiamo a domani sul web la possibilità di vedere il servizio e poi lunedì con il TG. Andrea, ti chiedo, ma vogliamo parlare della difesa del Pineto? Poi ci dici qualcosa sulla difesa del Pineto. Valerio, rivedendo un po' la partita, gli highlights, il servizio del nostro Paolo Renzetti, che cosa cresce un po'? Poi il rammarico di non aver portato a casa una vittoria che tutto sommato era nelle corde di questa squadra, oppure rivedendo l'ultima occasione ci siamo messi tutti le mani nei capelli posticipati 2 ore, il timore di averla scampata, perché magari era una partita che potevi vincere e andavi a perderla. Ma era successo anche a Recanati, perché il Francavilla, dopo il gol del pareggio di Cafiero, la Recanatese aveva avuto la palla del 2-1 e sarebbe stata una beffa clamorosa. Purtroppo nell'ambiente, noi che viviamo tutti i giorni, ce lo diciamo, abbiamo preso la pareggite perché ormai sono, se non sbaglio, 6 pareggi. Il quinto consecutivo, se non ricordo male, ma comunque sono 6 pareggi che però sono frutto di sempre grandi partite del Francavilla. Il Francavilla ha sempre fatto la gara, sempre creato, comunque chi viene allo stadio si diverte a vedere, ma anche a Recanati è stata una partita dove c'è stato un dominio assoluto. Purtroppo però c'è da dire che ultimamente non abbiamo feeling con il gol, anche se lo ripeto, il Francavilla ha fatto 25 gol finora, quindi poi non c'è tutto, però nelle ultime gare c'è qualcosa che non va. Il Dos Santos ha mancato di un millimetro forse il gol, neanche, perché la palla ha rimbalzato sulla base del palo di uscita, tante volte torna indietro, colpisce il palo, ma non ha fatto, è invece uscita. È purtroppo un momento difficile dove si deve assolutamente ripartire già dalla gara di mercoledì con la Jesina. Qui San Severino ha sfiorato il gol. Severino, peraltro, novità di mercato? Novità di mercato: San Severino proprio questa sera ha salutato dopo la partita i compagni, andrà alla Pro Sesto, ha fatto una grande partita, già sapeva di andare via, nonostante tutto ha fatto una gran partita, ha sfiorato il gol, un 99 che ha grandi qualità, grandi margini, ovviamente gli facciamo un grande in bocca al lupo. Dos Santos ha fatto quello che doveva fare, Montagnoli pure, questo ragazzo che è arrivato da una settimana, ha fatto qualche allenamento prima di Dos Santos, però il mister l'ha voluto valutare bene e ovviamente poi ha scelto ed è entrato molto molto bene. Chiaro che non è detto che prendere Dos Santos significa trovare subito il gol, c'era quasi riuscito e ha aiutato tanto i compagni. Purtroppo è un momento difficile. Qui che hai pensato? Qui ho pensato, sinceramente non sapevo hai perché hai pensato non ci quando hai visto la palla fuori. No, sì, quando la palla fuori penso che il mio cuore abbia ripreso a battere, perché perdere quella partita sarebbe stato clamoroso. Però fa parte del calcio, ultimamente non gira bene e non riesco a darmi neanche tanto una spiegazione oggettivamente, perché motivi tattici non ci sono, motivi tecnici non ci sono. È un momento no, anche se il Francavilla è praticamente imbattuto da 5 giornate. Spesso sono momenti. Gira magari così, basta poco per far rigirare la cosa. Io credo che con una vittoria a livello motivazionale, a livello morale, a livello di ambiente, possa fare cambiare il trend. Permettimi di dire, Jacopo, che è anche vero, questo lo faccio proprio da dipendente del Francavilla Calcio, un appello alla città, perché comunque il Francavilla ha comprato un calciatore come Dos Santos, stiamo parlando di uno degli attaccanti più forti di tutta la Serie D, ha un giocatore come Palumbo, ma tutta la rosa è di grande qualità, e vedere 90 persone paganti fa davvero male, perché investire, puntare tutto il calcio è un veicolo importante per l'economia di una città, ristoranti, alberghi, autostrade, bar. E vedere che la città si interessa poco poi fa male. Grazie a Dio abbiamo la fortuna di avere un presidente che, nonostante tutto,
continua ad investire e a fare calcio a Francavilla. Ci aspettiamo sicuramente qualcosa di, certo, qualcosina in più a livello numerico, ecco. Certo, certo, assolutamente. Chiarissimo. Peraltro prima possiamo rivedere il messaggio, ti facevano i complimenti per un'iniziativa, Villa Corner. Sì, è un nuovo giornalino, dai, ci siamo cimentati in questo. Complimenti per l'ottima iniziativa del Villa Corner, però quando sistemeremo la presa di corrente con la sala? Questo chi è rapito? È scritto da un collega, sicuramente. Sì, ma sicuramente, avete pienamente ragione, ma ci stiamo piano piano, portate un pochino di pazienza, stiamo cambiando tante cose, anche questo mi sento di dirlo, abbiamo proprio un approccio. Non voglio passare per presuntuoso, però è una società che punta tanto sulla professionalità, certo, sì, di chi ricopre tutti i ruoli della società, e piano piano ci stiamo adattando. Abbiamo inaugurato ieri il villaggio giallorosso a Piazza Sant'Alfonso con tutte le luminarie, con l'albero di Natale centrale con i colori giallorossi. Stiamo facendo tanto per la città. Villa Corner è un giornalino che distribuiamo all'ingresso, dove c'è un'intervista a un nostro tesserato, oggi c'era il presidente Candeloro. Un resoconto e un focus sulle giovanili è un qualcosa che noi stiamo facendo, che abbiamo voglia di fare perché ci crediamo, però è un appello anche alla città a partecipare di più. È vero che Francavilla ha il sfortuna di essere a un chilometro dalla Pescara, che chiaramente catalizza tutto, la piazza più importante calcisticamente, questo non lo mette in dubbio nessuno, però oggi non giocava il Pescara, quindi motivi per ostativi non ce n'era, assolutamente no. Noi continueremo a fare il nostro lavoro, ce la mettiamo tutta, e se dovessero arrivare i risultati, ma come sono sicuro che arriveranno, poi toccherà alla piazza reagire. Certamente. Andrea, sì, ho visto che prima volevi intervenire. Sì, perché non si spiega, o meglio, si spiega in un certo modo, a mio avviso, il fatto che il Francavilla non riesca a vincere, stia attraversando questo periodo. Francavilla è un salotto, è una piazza che non ha grandi pressioni, anzi non ce l'ha per niente, e invece questa squadra, per come è stata fatta, per la qualità media della rosa, è una piazza che deve avere pressione, è una squadra che deve avere pressione. Io non so se e come il presidente Candeloro riesce a metterla, però o deve essere la società o deve essere un pubblico che evidentemente non c'è. Però per quanto è forte questa squadra e questa rosa, pareggiare questa serie di partite, ora Francavilla non riesce più neanche a vincere in casa, prima vinceva in casa e non riusciva a vincere in trasferta, ora non vince più neanche in casa, oggi ha giocato contro una squadra che sta quasi smobilitando e non è riuscita a segnare. Sicuramente un po' di sfortuna, tutto quello che volete, ma io ho l'impressione che il Francavilla paghi anche una mancanza reale di pressione, perché poi i giocatori forti rischiano di adagiarsi, perché comunque sono lì comodi, magari prendono lo stipendio, il loro rimborso, fanno la loro discreta prestazione, però c'è bisogno di qualcosa di più. Una partita come quella di oggi in qualche modo la devi vincere, se non questa, quella precedente, in qualche modo la devi vincere. E invece questa squadra si sta allontanando anche dalla zona playoff, perché se guardiamo la classifica si sta creando già una frattura, e il Francavilla non si trova sul treno dei playoff. 23 punti e ci sono delle squadre a 28, Pineto, Notaresco e Recanatese. Di queste tre al momento una è fuori, e poi Francavilla e Giulianova. C'è già una frattura, e il Francavilla, per l'organico che ha, non deve essere così staccata da questo treno, deve tornare a vincere. Quindi c'è bisogno di maggiore pressione, di maggiore responsabilità per fare un campionato che sia degno anche della spesa fatta dalla società e dal presidente Candeloro. E infatti il riassunto è il messaggio che è alle spalle. Intanto abbiamo ritrovato, eccolo qua, il Villa Corner Dos Santos Natale, oggi è bellissimo, fantastico. Senti, paio di cose. Scusatemi, Dos Santos, sì, è arrivato a Francavilla nel contesto di una stagione che non lo vede protagonista, non è il Dos Santos dello scorso anno, certo. Oggi ha mancato quel gol, ma quest'anno gli è capitato spesso di non segnare, di mancare delle occasioni che per lui sono potenzialmente semplici. Quindi un giocatore che è forte, ma va in realtà recuperato. Il giocatore che è arrivato da Avezzano non è un giocatore che aveva fatto 10 gol in 10 partite,
ne ha fatti penso tre, giocandole praticamente tutte, ma non siamo neanche parenti della macchina da gol dello scorso anno. Quindi attenzione, Dos Santos va rimesso in sesto mentalmente più che fisicamente. Valerio, rapidamente, poi ci dobbiamo fermare per la pubblicità. Allora, sulle considerazioni di Andrea, intanto qui l'agenzia matrimoniale va avanti, sulle considerazioni di Andrea in generale, sulle considerazioni di Dos Santos, e poi ti giro, ti hanno scritto, è il bambino che era sopra di te che sì, ti ha mandato che saluto, ha fatto bene, c'ha pienamente ragione, i bambini possono dire quello che vogliono. Sulle considerazioni? Sulle considerazioni, pressioni non ce ne sono a livello ambientale, l'ho detto poco prima di te Andrea, è vero, però vedo... C'è sempre da fare una, come in tutte le cose, da prendere con le pinze. Francavilla è una società che ha, come dicevo prima, puntato sulla professionalità, sul modo di gestire una società calcistica a livello anche praticamente aziendale, imprenditoriale. Non può essere un motivo per i giocatori, ma non lo è, io credo che sia solamente un momento. Non posso pensare che un giocatore si possa sedere perché ha gli stipendi pagati, perché sa dove fare allenamento tutti i giorni, perché noi il lunedì abbiamo il programma, anzi no, la domenica sera abbiamo il programma settimanale, sappiamo dove alleniamo, come ci alleniamo, che tute indossare, che magliette indossare, sappiamo tutto giorno dopo giorno. Anzi, io credo che debba essere una leva per il calciatore, anche perché è una vetrina importante Francavilla, perché poi avere questo tipo di società richiama le altre società, perché chiaramente poi tutti si avvicinano a Candeloro come imprenditore, si avvicinano al Francavilla per il modo di, certo, di gestire determinate situazioni. La pressione c'è, ve lo posso garantire perché lo vivo dall'interno, perché tutti vogliono far bene, perché si era partita inizio anno dicendo di voler raggiungere il treno playoff. È chiaro che le due sopra oggi come oggi sono quelle che anche se credo che poi alla lunga il Cesena sarà quella che si aggiudicherà la vittoria del campionato. Io penso che sia un momento tra virgolette negativo, se lo vogliamo chiamare così, per la qualità della rosa, però non credo che il fatto di avere tutto possa essere una giustificazione per i giocatori non, anche perché fare un campionato così è negativo per il giocatore. Il giocatore l'anno prossimo non è detto che possa rimanere a Francavilla, perché magari c'è, faccio l'esempio più banale di tutti, si era parlato di una trattativa del Cesena con Palumbo. Se il Cesena va in C e vede che Palumbo fa un determinato tipo di campionato, lo chiama. Se fa un altro tipo di campionato, non lo chiama. Quindi ha tutti i motivi per far bene. È un momento negativo dove sicuramente se ne dovrà uscire. Già penso che con la partita con la Jesina Francavilla era chiamato anche oggi a vincere, e le è mancata per un centimetro, perché secondo me se fa gol Dos Santos, certo, accantoniamo tutto e stiamo parlando di tutt'altro. Io credo che sia questo. Ho letto dei prezzi dei biglietti, 15 euro a Francavilla sicuramente non è quello, perché 15 euro si paga la tribuna centrale. Negli altri settori. Non credo si riferisse a... No, anche negli altri stadi. È vero che in tanti stadi si paga tanto, però Francavilla non ci lamentiamo, dai. Perfetto, ci fermiamo per la pubblicità. Non cambiate canale, a rientro abbiamo ancora da mostrarvi Avezzano e Notaresco. A tra poco. Eccoci rientrati, ultima parte dell'Abruzzo del pallone, eccezionalmente di sabato. Le buone notizie arrivano dal Dei Marsi di Avezzano, dove l'Avezzano batte 2-1 la Savignanese. Il servizio.
con il cuore, la grinta e gli artigli di un lupo ferito ma mai domo. La prima al De Marzi dell'era d'Alessandro si chiude col trionfo di un avezzano giovane e forte che riassapora il gusto della vittoria contro una savignanese che fa mea culpa per una sconfitta giunta quando il pari sembrava ormai cosa fatta. Giampaolo fa i conti con le partenze dei pezzi pregiati e schiera un avezzano in versione baby con gli esordi dei nuovi acquisti di Nicola e Padovani a completare un inedito 3-4-3 in cui l'ex L'Aquila e Torres è il terminale offensivo assistito da Deramo e Dosa. Farneti deve rinunciare a Gregorio e Peluso e si affida a Longobardi supportato da Manuzzi, Tamagnini e Scarponi. L'avvio del match è a forti tinte biancoverdi, 80 secondi di gioco e arriva il primo squillo di Deramo che raccoglie un cross dalla destra facendo partire una conclusione che finisce lontanissima dallo specchio. L'avezzano prova a partire forte per lasciarsi alle spalle le difficoltà e le polemiche dell'ultima settimana. Al terzo è ancora Deramo a salire in cattedra e a chiamare Pazzini al facile intervento. I marzicani si difendono a 5 e si affidano alle verticalizzazioni immediate per sorprendere la retroguardia ospite, come al 18esimo quando Padovani, imbeccato da un ottimo Deramo, salta Pazzini ma spedisce altissimo sopra la traversa. La risposta della savignanese arriva 3 minuti dopo con Longobardi che si libera bene e fa partire una conclusione velleitaria che si spegne sul fondo. I romagnoli si vedono anche alla mezz'ora con la conclusione di Manuzzi che sporca i guanti a Fanti e col cross di Tamagnini sul quale Longobardi non è lesto alla zampata decisiva. Nel finale di tempo torna avanti l'Avezzano, sassata dal limite dell'area di Deramo e sfera che va a lambire l'incrocio dei pali. Nella ripresa Giampaolo fa esordire grazioso e lascia negli spogliatoi Dosa. I biancoverdi palleggiano meglio ma faticano a trovare la sterzata giusta fino al 16esimo. Grazioso, lancio per Besana, Pazzini in vantaggio ma liscia clamorosamente spianando la strada al vantaggio dell'Avezzano. Primo gol in campionato per Morgan Besana e pubblico del De Marzi in delirio. Farneti corre ai ripari inserendo neoacquisti Noschese e Ballardini ma è l'Avezzano a sfiorare il colpo del KO. Da un errore in disimpegno Padovani si ritrova tu per tu con Pazzini che si riscatta respingendo il tiro dell'attaccante. La savignanese si riversa nella metà campo avversaria esponendo i fianchi alle ripartenze dell'Avezzano che attacca gli spazi sfruttando la velocità di Deramo e Padovani. Gli ospiti hanno però un sussulto al 37esimo ma Longobardi non inquadra lo specchio di porta. 180 secondi dopo cala il gelo sul De Marzi. Manuzzi mette in mezzo da calcio d'angolo per la testa di Succi che insacca e ristabilisce gli equilibri in campo. La risposta dell'Avezzano è di quelle che lasciano il segno. Appena il tempo di rimettere il pallone nel cerchio di centrocampo e Besana, quest'oggi scatenato, si invola verso l'area avversaria trovando l'intervento di Pazzini. Sulla respinta Padovani raccoglie in sacca a porta sguarnita per il 2-1 dei marzicani che fanno esplodere nuovamente il pubblico di casa. Gli ultimi minuti vedono la savignanese forzare i ritmi in cerca del pari, ma è sempre l'Avezzano a colpire di rimessa, sfiorando il tris con Grazioso che non angola abbastanza e trova la pronta respinta di Pazzini. Finisce con i biancoverdi in trionfo per 3 punti pesantissimi nella rincorsa alla salvezza. Prima gioia per il presidente D'Alessandro che si gode già l'abbraccio del suo pubblico. Allora mister, 3 punti ottenuti col cuore. Sì, con cuore, con coraggio, con voglia, con determinazione. Sinceramente prima di questa gara non pensavo come potesse finire perché c'è stato un cambiamento radicale con pochissimo tempo, però i ragazzi hanno risposto alla grande perché sono stati encomiabili su tutti i punti di vista e questo fa ben sperare per il futuro. Una formazione rimaneggiata, tanti giovani, però l'Avezzano ha creato e ha sofferto anche poco. Sì, oggi abbiamo giocato con 3-2000, 2-99 e 98, per cui è il 70% di under. 3-2000 penso che nessuno ci giochi. E loro sono stati bravissimi, ma io ho sempre detto anche dall'inizio che avevamo una rosa di 20 titolari, no? Perché si sono sempre allenati bene, anche quelli che hanno giocato poco, tipo Tariuk, i nuovi che si sono inseriti bene, hanno fatto veramente una grande prestazione. È normale che ci vuole tempo per amalgamare un po' il tutto. Oggi era fondamentale vincere per dare, diciamo, quell'entusiasmo che si era, tra virgolette, diciamo, spento per tanti giocatori che hanno fatto le loro scelte, sono andati via ed è stata una vittoria storica e sono contento per i ragazzi perché hanno dato il 1000%. Sul fronte del mercato cosa si aspetta adesso dalla società?
La società sicuramente si adopererà per completare la rosa. Abbiamo preso Traini, che è un direttore sportivo di grande competenza, giusto che ci sia, perché ognuno deve fare il proprio lavoro. Insieme al presidente, al direttore, al sottoscritto cerchiamo appunto di completare la rosa, di non sbagliare, perché effettivamente non è facile, di prendere giocatori idonei al nostro tipo di gioco e che siano pronti per la domenica senza aspettare tanto tempo. Come commenta questa sconfitta della sua squadra? Tu come la commenteresti? Non sono allenatore. Ho detto al tuo collega, abbiamo fatto 3 gol e abbiamo perso 2-1. Oltre questo? Quello che ti ho detto, quindi i gol che sono venuti sono per demerito nostro, non per tanto merito dell'Avezzano, ma per carità, senza nullatori dei meriti dell'Avezzano. Secondo me non è una partita che non avremmo dovuto perdere, le occasioni eventuali, se penso quanto abbiamo giocato noi nell'area di rigore dell'Avezzano, quante volte abbiamo attaccato l'area e quante volte è entrato l'Avezzano che con una volta ha fatto gol, anzi 2 volte credo, poi le altre occasioni che l'Avezzano hanno avuto sono venute dopo il loro vantaggio, quando noi ci siamo aperti e qualche azione di contropiede l'abbiamo concessa. Vittoria dunque per l'Avezzano 2-1 con la Savignanese, prima vittoria nel nuovo ruolo di presidente per Luciano D'Alessandro. Buonasera presidente. Sì, buonasera a voi. Allora, ci può raccontare insomma le emozioni del primo successo in questa nuova veste, la più alta del sodalizio bianco-verde? Sì, un'emozione fortissima, una vittoria importante, ecco, poi giocare in casa davanti al nostro pubblico, quindi raddoppia le emozioni, insomma. Ci sono stati tanti cambiamenti. Prima è arrivato un messaggio da Avezzano, immagino, in cui si diceva: vedete che alla fine per far andare meglio le cose ad Avezzano bisognava togliere qualche giocatore, prendere qualcun altro che forse aveva più voglia, ma è troppo semplicistica come lettura. Ma diciamo che in parte però è vero, cioè nel senso che quando ci sono in campo giocatori che non hanno voglia di giocare per la squadra ma giocano solo per loro stessi, non si va da nessuna parte. I ragazzi che sono arrivati, tra cui c'è qualcuno di Avezzano, hanno voglia di mettersi in mostra, di lottare per la maglia. È arrivato anche un nuovo direttore sportivo, Mauro Traini, è arrivato Padovani oggi subito in gol, è arrivato Grazioso, insomma tanti cambiamenti, altri ce ne dobbiamo aspettare, presidente? Sì, assolutamente sì, la squadra non è completata, dobbiamo completare la rosa e dobbiamo lavorare in questi giorni, lo stiamo già facendo per integrarla al meglio. Come mai si è arrivati alla scelta di Mauro Traini? Ma era un amico, lo conoscevo da tempo, nel calcio ha sempre fatto bene, quindi credo che si possa intraprendere una collaborazione positiva per l'Avezzano, ci può dare una mano sicuramente per raggiungere l'obiettivo. Gli elementi che arriveranno immagino che andranno a rinforzare la rosa un po' in tutti i reparti o ce n'è qualcuno che va ulteriormente integrato? Beh, diciamo che causa le partenze i reparti sono tutti da integrare, cioè sia la difesa che l'attacco, chiaramente anche per avere dei cambi, il campionato è ancora lungo, ci sono molte partite da dover giocare, quindi dobbiamo essere pronti anche a questo, infortuni, squalifiche e quant'altro. Voleva farle una domanda Andrea Costantini dalla nostra redazione. Sì. Sì, buonasera al nuovo presidente D'Alessandro, volevo sapere che società ha ereditato da Gianni Paris, come sta l'Avezzano Calcio anche dopo questa riformulazione, penso del budget da qui alla fine della stagione, ma che società ha ereditato D'Alessandro? Ma parla a livello morale, cioè a livello di umore? No, a livello anche economico, a livello anche di conti, se è una società che comunque le permetterà di lavorare, se ci sono dei debiti alti da ripianare, non so, da questo punto di vista. Vabbè, ma questo è un argomento delicato che sinceramente non mi va di trattare, insomma. Ecco, dobbiamo essere bravi noi adesso che siamo subentrati a lavorare bene senza pensare al passato e a fare le cose fatte bene per l'Avezzano, appunto, tutto qui. Se c'è qualcosa da pagare sicuramente lo pagheremo e se ci saranno altre cose da pagare ci mettiamo la faccia e non scappiamo. Presidente, prima di chiudere, ho visto, avete ufficializzato anche il ritorno di uno di Sterpet all'interno del come sponsor dell'Avezzano, è stata una delle prime mosse di fatto del nuovo corso.
Sì, assolutamente sì. Come main sponsor, Leonardo Sperpetti è tornato a darci una mano. Lui è un buon imprenditore di Avezzano e quindi con entusiasmo ha accolto la nostra offerta, non se l'è fatto richiedere due volte, ha sposato il nostro progetto e è tornato a far parte della famiglia. Grazie Presidente, noi ovviamente la aspettiamo quanto prima in studio, speriamo di conoscerci insomma vis-à-vis molto molto presto. E in bocca al lupo. No, grazie. Viva il lupo, grazie. In bocca al lupo al Presidente d'Avezzano Luciano D'Alessandro, complimenti per questa bella vittoria. Oh, noi chiudiamo il cerchio delle partite andando a Notaresco, 1-1 contro il Monte Giorgio, servizio di Roberta Di Sante. Pari e patta al Savini tra Notaresco e Monte Giorgio che non riescono a superarsi al triplice fischio è 1-1 dopo un primo tempo combattuto e una ripresa in cui i locali non riescono a fare bottino pieno. Moduli a specchio per i due tecnici che scelgono entrambi il 4-3-3. Cudini decide di lasciare in panchina i tre nuovi innesti Sieno, Ruci e Laringe affidandosi all'intelligenza tattica di Bontà alle spalle del tridente composto da Liguori, Moretti e l'ex Minella. Scelta opposta per Paci che fa esordire nell'11 titolare ben 4 dei 5 nuovi acquisti, Calamita e Terrenzio in difesa, Rozzi a centrocampo e Pellizzi in avanti con Sbarbati Albanesi. Prima del calcio d'inizio un minuto di raccoglimento per le vittime della tragedia nella discoteca di Corinaldo in provincia di Ancona. La gara è viva fin dalle primissime battute, neppure un giro di lancette e Candellori serve in area a Moretti, ma la conclusione debole è preda di Menegatti. Al sesto doccia gelata per il Notaresco. Albanesi si incunea in area, Blandolo contrasta fallosamente secondo il direttore di gara Romaniello. Dal dischetto Sbarbati non sbaglia e porta in vantaggio gli ospiti. Gara in salita per i locali che però non si disuniscono e al 17esimo riportano il risultato in parità. Bontà raccoglie la corta respinta della difesa ospite e fa partire un rasoterra che si insacca a fil di palo. Ancora Bontà al 32esimo costringe poi alla parata a terra Menegatti sul corner di Liguori. La gara è viva e se il Notaresco cerca di fare la partita, il Monte Giorgio gioca di rimessa. Al 36esimo Sbarbati ruba palla sulla tre quarti e fa partire la conclusione con Monti che ci mette una pezza deviando con la mano. Brividi per il Notaresco che al 41esimo si fa vedere con il solito Bontà che tenta la rovesciata ma fuori bersaglio. L'ultima emozione dei primi 45 minuti è per gli ospiti. Pellizzi se ne va in contropiede ma chiuso al momento del tiro facilita la parata a terra di Monti. La ripresa si apre così come si era chiuso il primo tempo con i marchigiani in avanti. Al quarto sul corner di Mariani, Sbarbati ostacolato non riesce ad impattare con efficacia sulla sfera e Monti può bloccare a terra. Col passare dei minuti però il Monte Giorgio si abbassa e il Notaresco prende campo. Al 16esimo Menegatti smanaccia sul corner di Liguori ma a porta vuota nessuno riesce a trovare la deviazione. Passano due minuti e ancora il Notaresco si fa pericoloso con Calamita che anticipa in extremis Moretti appostato sul secondo palo, ma l'occasione più ghiotta è quella del 23esimo quando Mozzoni serve l'ex Minella che di testa spedisce incredibilmente fuori. Nei minuti finali la gara si innervosisce, a farne le spese è Cudini che viene allontanato dalla panchina rossoblù, ma di fatto le emozioni terminano qui con le due squadre che non riescono più a produrre occasioni pericolose. Dopo 4 minuti di recupero termina così 1-1, un buon punto per il Monte Giorgio, un po' di rammarico in casa Notaresco per non aver sfruttato le occasioni nella ripresa, ma comunque un altro passo in avanti in attesa di andare mercoledì al Manuzzi di Cesena. Mister Cudini, alla fine è 1-1, un primo tempo combattuto, nella ripresa forse meritavate qualcosina in più? Beh sì, una partita, primo tempo abbastanza bene, nonostante siamo andati in svantaggio, un episodio del calcio di rigore, però la squadra che devo dire che si è espressa abbastanza bene, siamo riusciti a pareggiarla, forse potevamo fare qualcosina in più. Secondo tempo poi la partita si è aperta un po', loro si sono abbassati ancora un pochino, noi abbiamo cercato di, cambiando anche modulo, di poter andare individualmente forse con una giocata a risolverla, invece magari non siamo stati bravi e anche forse a volte fortunati, avendo battuto credo una ventina di calcio d'angoli, quindi, però questo fa parte del gioco e quindi bisogna andare alla ricerca anche di queste situazioni per poter portare a casa queste partite. Forse potevate essere un pochettino più precisi sotto porta, mi riferisco anche a quell'occasionissima con Minel. Ma sì, sicuramente, questo poi fa la differenza nel concretizzare, quindi lavoriamo anche in settimana per questo, per cercare di limitare al massimo quelli che sono i tassi d'errore.
però a volte va bene, a volte no, ma i ragazzi non posso rimproverare nulla, ci hanno provato dall'inizio alla fine, nonostante abbia incontrato una squadra ben messa in campo, però ci portiamo a casa un punto e affronteremo con fiducia sicuramente la trasferta di Cesena. Mister Paci, con un primo tempo combattuto, poi nella ripresa forse qualcosina in più il notaresco ha fatto? Ha fatto nel senso di tiri in porta? No, ha fatto forse nel senso di possesso palla? Sì. È stata una partita aperta, una bella partita in cui tutte le squadre hanno proposto secondo me un buon calcio, loro hanno proposto un calcio di possesso, noi un calcio più di ripartenza, anche perché oggi giocavano tre ragazzi nuovi che abbiamo preso nel mercato di riparazione, quindi proprio per questo fatto abbiamo deciso di impostare una partita un po' più sulle transizioni, perché questi ragazzi ancora non si conoscono bene, quindi hanno bisogno di tempo per proporre qualcosa anche in fase di possesso. Dunque pareggio per il notaresco. Io vengo da te perché ti sottopongo un dato: il notaresco, che era partito benissimo, non vince il campionato dal 14 novembre. Dal derby contro il Pineto. Dal derby contro il Pineto. E c'eri proprio te. Sì, è sicuramente un periodo di flessione dal punto di vista dei risultati, anche se il notaresco ancora adesso occupa una posizione in classifica che è molto superiore rispetto alle aspettative, certo, di inizio stagione. Però nonostante questo periodo di flessione, se non ricordo male, c'è stata una sola sconfitta con la Vastese, tra l'altro, in casa. 0-0 con la San Giustese, 2-3 positiva con la Vastese, 0-0 con il Forlì, 1-1 oggi. Esatto, la cosa positiva è comunque il muovere sempre la classifica anche con i pareggi, anche in un momento di flessione, come è evidente che adesso abbia la formazione di Cudini. Chiaramente perfettamente oltre l'aspettativa adesso il cammino della formazione di Cudini, rimane comunque una squadra che sa esprimere un ottimo calcio per quello che abbiamo visto a più riprese. Forse in questo momento non riesce a trovare la via del gol come faceva nella prima parte del campionato di questa stagione, però come magari sta accadendo al Francavilla è anche una questione di momenti. Ci sono stati poi nuovi innesti che testimoniano comunque che la società è attenta al voler rimanere comunque in una posizione che magari all'inizio stagione non si è aspettata, ma che si è comunque meritata fino a questo momento. Certo. Quindi anche il volersi muovere sul mercato, andare a cambiare qualcosina, qualche lacuna che forse c'era con alcuni giocatori che magari non avevano reso come ci si aspettava, è segnale di attenzione, è segnale comunque di voler continuare a percorrere un sogno, perché comunque il notaresco questo sta facendo. Poi ci sono i momenti negativi, ci sono i momenti positivi. Nei momenti negativi bisogna essere bravi, come ho detto prima, a continuare a muovere la classifica come il notaresco sta facendo, aspettando che le cose svoltino in positivo di nuovo. Chiaramente mercoledì sarà molto complicato Cesena farlo, però non ha nulla da perdere il notaresco, quindi parte da questo grande vantaggio psicologico: non avendo nulla da perdere può giocare a viso aperto, può andare bene, può andare male. Assolutamente quando sì. Quando non puoi vincerla, l'importante è non perderla. Però questo è un mantra che forse a Francavilla dobbiamo un po'. Avete un po' troppo! Abbiamo troppo. Quindi avete sposato alla grandissima. Di conseguenza bisognerà cambiare. Adesso a Francavilla, per chiudere la parentesi, perdonami Jacopo, sarà meglio giocare male, ma almeno vincerla. Certo. Piuttosto che giocare bene e portare a casa un altro pareggio. Io ringrazio, perché al telefono lo abbiamo disturbato, ma lo ringraziamo davvero, Fabio Montani, tecnico della Vastese. Buonasera mister. Buonasera. Ben risentito, purtroppo non è andata come ti aspettavi. Che partita è stata? Finita da poco, immagino sia ancora calda, un po' di amarezza. Mi senti? Sì, sì, ti sento mister. Pronto? Sì. Pronto? Noi sentiamo perfettamente Fabio Montani. Adesso ti sento. Ah, ok. Dicevamo, partita finita da poco, mister, però immagino che sia ancora un po' fresca l'amarezza per il risultato. Sì, dispiace perdere ovviamente, però
Mi dispiace anche per il risultato, perché non è giusto, è frustrante per i miei ragazzi che oggi hanno fatto una partita secondo me importante, e avendo una personalità in campo che mi lascia assolutamente soddisfatto. E quindi il 4-1 è un risultato troppo largo, perché abbiamo avuto 4-5 palle gol clamorose, e probabilmente in alcune situazioni dove la partita poteva forse prendere una piega diversa, perché fatto il 2-1 non sono passati nemmeno 2 minuti che abbiamo preso il 3-1. Siamo rientrati dentro affrontando in maniera veemente il secondo tempo, abbiamo avuto 2 palle col clamorose e potevi andare sul 3-2, e magari sai, poi la partita può prendere una piega diversa. Sicuramente il Cesena ha meritato la vittoria, perché è una squadra davvero davvero forte, e poi in casa sua con questo pubblico veramente eccezionale nulla da dire. Però mi dispiace per i ragazzi, perché oggi mi hanno confermato che i progressi in avanti li stiamo facendo. Sono contento dei 2 ragazzi che ho buttato dentro oggi, Sbardella e Capellupo, perché sicuramente ci daranno una grandissima mano. Adesso smaltiamo questa sera questa sconfitta, perché già mercoledì abbiamo l'altra partita. Eh sì, mercoledì si torna subito in campo, mister, contro il Castelfidardo. È chiaro che adesso, soprattutto se l'obiettivo è quello della salvezza, l'Aragona deve diventare un terreno amico. Assolutamente, assolutamente, ma su questo non ho dubbi. Oggi ho visto veramente sulla curva ospite uno spicchio di tifosi, più di uno spicchio di tifosi di Vasto, veramente una cosa bellissima. Li ringrazio che sono venuti qui a seguirci, e mi dispiace anche e soprattutto pure per loro, perché magari volevamo regalare un sogno, però sicuramente in casa mercoledì non mancheranno i nostri tifosi. Va bene, io mister ti ringrazio soprattutto per la disponibilità, insomma la delusione è ancora fresca. Vi auguro un buon ritorno da Cesena. Grazie. Grazie mille, buona serata a voi. Grazie a Fabio Montani. Noi siamo quasi in chiusura. Voi vi siete persi in bassa frequenza le esultanze di Andrea Costantini, non per Lazio-Sampdoria. No, io l'ho vista. Ah, te l'hai vista? Mm-hmm, ma sì. Perché gli ha segnato Quagliarella? Immaginavo. Oggi gli ha segnato Cristante. Però posso fare. Gli ha segnato Quagliarella. Gli è andato un po' male Ronaldo. Vorrei sapere la pagella che ha preso. Però ha un clean sheet. Però posso fare una richiesta. Ha preso 6. Ha preso 6. Posso fare un appello a tutta la splendida famiglia di TV6? Come no? Mi riferisco in particolare ad Ania, Andrea, Maurizio da qui, però a tutti. Per piacere, prima di Natale vorrei un regalo personale. Rendiamo pubblica la foto di Jacopo Forcella con i capelli cotonati. Con la maglia dei Joy Division. No, per piacere, perché io penso che sia una pagina indelebile. Anche perché poi hai il fan club Alfadini. Non vorrebbe vederlo nessuno. Scusa Andrea, sei d'accordo? Natalizia. Ci sarà il 23 di dicembre, vedi? L'antivigilia. Quale migliore occasione? Lì Andrea sarà fondamentale, io mi affido a te per piacere, perché sì, io penso che sia presente la pagina Facebook Foto Segnanti, quella sì, è una di quelle. Peraltro qualche giorno fa siete finiti anche su Sky Sport. Ah, assolutamente sì, con quel video in cui c'era un giocatore, ma chi era? Cafiera, allora, che partoriva? Spacca che partoriva, Cafiera era il medico, Gallo l'assistente di Pinto. Ma come vi è venuto a sto fatto del partoriente? Perché nello spogliatoio credo che ci sia un gruppo fenomenale di ragazzi che si divertono, che ci fanno divertire, ovviamente sono anche dei folli, perché, ma in senso positivo ovviamente, certo, ci divertiamo tanto. È nato tutto per scherzo, perché era già andato un video precedente dove Gallo faceva il bodyguard, Mele il DJ, sì. È un bel gruppo, manca la vittoria. Sì, speriamo che arrivi presto, ci Maurizio divertiamo. Sta cercando di accedere ad Instagram. Stato, guarda, la pagina Instagram del Francavilla. Il link c'è, lo abbiamo, il tempo di loggarci, il link ultimi, c'è. Negli ultimi 6 giorni la pagina Instagram ha avuto più di 12.000 visualizzazioni. Vabbè, grazie, se avete fatto, eccola qua. Dirti, cioè, Guarda qua, okay, sì. Ma quindi chi è che allora Cafiero, il medico è Cafiero. Partorisce e spacca. C'è Cafiero fa la parte, sì, Cafiero fa il medico, fa il. E chi è l'ostetrico? Gallo. Ah, Gallo. Insomma, si gioca tutto in difesa questa nascita. Assolutamente sì. Cioè, l'unico dipinto è l'unico. Come si chiama?
chi? Palla. Devo chiedere il nome, perché fantasia. Poi i ragazzi, però è stato da un punto di vista mediatico meraviglioso. Mi sono ritrovato a dover mandare video a serie di ignoranti, calciatori brutti. Tutti quanti me l'hanno chiesto, però sì. Anche questa è visibilità, ragazzi. Certo, assolutamente. Noi siamo in chiusura, vediamo il prossimo turno di campionato mercoledì, dunque restate con noi mercoledì, perché insomma gli appuntamenti ce ne sono tanti, buon per noi, però ci tocca lavorare anche martedì sera. Abbiamo lavorato oggi, che era esatto, festa. È vero, iniziamo martedì sera per poi finire mercoledì sera. Campobasso Avezzano, Cesena Notaresco, Isernia San Maurese, Jesina Francavilla, Montegiorgio Giulianova, Pineto Agnonese, Recanatese San Giustese, Sant'Arcangelo Forlì, Savignanese Matelica e Vastese Castelfidardo. Vediamo il prossimo turno di Serie C, per cortesia. Maurizio, ti ringrazio, così come Loris Bennato, che siete stati fantastici come tutta la nostra squadra anche oggi, in questo sabato davvero pregno. Abbiamo avuto anche l'edizione del telegiornale, poi alle 23 la terza, tantissime cose in diretta. Fano Vispesaro, Albino F, San Benettese, Feralpi Molese, Fermana Triestina, Giana Renate, Gubbio Vicenza, Ravenna Virtus Vagon Verona, Rimini Monza, Sudtirol Ternana e martedì sera alle 20:30 c'è Teramo Pordenone. Io vi ricordo, martedì sera dalle 22:30 vi racconteremo il post di Teramo Pordenone. Vedetevi la partita allo stadio o su Sportube, come volete, e poi magari alle 22:30 per avere poi il resoconto di come è andata. Ci siamo noi con edizione speciale di Proteramo. Domani sera invece, anzi no, domani sera io parlo come bello sto ragazzo, lo conosci? Eh sì, più o meno, mi pare di averlo visto anche qua. Invece domani no, perché domani è domenica. Lunedì ovviamente ci sarà replay con Enrico Rocchi. Per il momento finalmente torna la vittoria del Pescara contro il Carpi, dunque non perdete alle 21 su TV6. Grazie a Valerio De Carolis, grazie Valerio. Grazie a voi, non ci vedremo, buon Natale. No, e te ci vedremo, noi però ci vedremo, no, te ci vedremo da qualche però parte. Però ai telespettatori, certo, TV6, certo, è giusto fare gli auguri di buon Natale, poi mandatemi messaggi, sei ansioso, smettila, basta. Ti manderò anche la foto, va bene, per voi. Grazie. E sarà il regalo più bello regalo di Natale che possa Valerio ricevere ragazzi quest'anno. Okay. Ma penso anche per i prossimi 10. Poi fanne l'uso che ne vuoi. Okay. Assolutamente, vabbè, ovviamente, poi Instagram stories. Ma certo. Grazie a Dania Cantagalli, ciao Vania. Ciao, buonasera. Grazie ad Andrea Costantini. Sì. Come ci ricorda Matteo Falzon, che saluto, detto stampa in notaresco, Cesena Notaresco, ore 20:30 mercoledì. Ciao a tutti. Hai ragionissimo, hai fatto benissimo a ricordarlo, Cesena Notaresco alle 20:30. Grazie a Maurizio Dagui in regia, grazie a Loris Bennato alle camere, grazie a tutta la squadra di TV6, grazie a voi soprattutto che ci avete seguito anche in questo sabato un po' particolare, un po' col sorriso sulle labbra. Ci ritroviamo mercoledì, sempre diretto a stadio, 14:25, 19:30 a Bruzzo del Pallone. Da qui. Buonanotte.